La crisi sanitaria, come diceva, ha fatto emergere alcune criticità che però già esistevano, perché appunto, come accennava, l'ingresso nel mondo del lavoro non è mai stato facile, però appunto il Covid-19 ha anche permesso invece l'accelerazione in alcuni casi, come nel caso delle professioni mediche. Quindi alla luce di queste nuove circostanze, in che modo potremmo legare delle proposte per rafforzare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sia alle criticità che alle nuove opportunità che sono emerse con la pandemia? Sì, in realtà la pandemia ha messo in luce anche, diciamo così, potenziando tutto quello che riguardava la digitalizzazione, l'uso delle piattaforme, l'uso del digitale, ha messo in luce, diciamo così, le opportunità che ci sono nei nuovi mercati del lavoro e nel lavoro dopo la rivoluzione digitale. O la rivoluzione 4.0 e anche molti limiti che sono diventati evidenti con la pandemia in quei settori che hanno molto usato le tecnologie digitali. Ad esempio, è emerso che la digitalizzazione crea intanto una forte individualizzazione, un forte isolamento e un controllo sulla vita privata del lavoratore che può essere particolarmente vessatoria. Quindi l'idea che bisogna in prospettiva non solo bisogna far entrare i giovani in questi campi, ma bisogna anche regolare la loro presenza, la presenza di lavoratori in questi campi in maniera che non siano non so, sono magari sono considerati autonomi, ma in realtà sono fortemente controllati. E questa cosa crea degli scompensi molto gravi, delle nuove forme di alienazione, si potrebbe dire. Ecco. Allora, quindi, da questo punto di vista, la pandemia ha rivelato questo. Ha rivelato poi che ci sono tutta una serie di nu nuove diseguaglianze che si proiettano sul fatto di lavorare in remoto, di lavorare da casa, di lavorare da postazioni domestiche che sono fortemente diverse, qualcuna può essere collegata bene, qualcuna è collegata male, cioè in alcuni casi le case sono particolarmente piccole, in alcuni casi tutti i membri della famiglia vogliono accedere a un collegamento a un computer. In molti casi il collegamento non è fattibile, diventa molto importante la divisione tecnica, il fatto che qualcuno ha delle capacità di usare il computer più di altri, anche se tutti i giovani sono, diciamo così, più bravi di noi adulti a usare il computer di solito, o usare i telefonini, eccetera, però in realtà ci sono delle differenze molto importanti. Ed è quello che la pandemia ha mostrato è che bisogna in realtà intervenire per diffondere meglio queste nuove risorse, queste nuove opportunità per permettere a tutti i giovani di entrare meglio nel mercato del lavoro e nel mercato del lavoro del futuro, che sarà senz'altro tecnologicamente diverso, che sarà senz'altro condizionato dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e l'idea è che bisogna rispondere pienamente alla questione, diciamo così, del fatto che le nuove modalità lavorative possono essere particolarmente diseguali, particolarmente incerte, molto individualizzate, molto vulnerabili, poco protette, in cui il lavoratore è particolarmente isolato e
ha i contatti elettronici, ma non ha i contatti personali con la gente. E questo per una generazione di giovani è, diciamo così, un grande handicap, quello di essere tagliati fuori dall'interazione. Dall'interazione che dovrebbe essere anche collaborazione, che dovrebbe anche essere imparare dagli altri, confrontarsi su come si utilizzano determinati strumenti e come invece si può sbagliare, eccetera. Tutto questo si è visto che la pandemia l'ha interrotto e bisogna trovare delle modalità per rimetterlo in moto, per migliorare le attività, l'inserimento dei giovani in futuro.